30. 100.000 cose tutte valide. Nota del curatore Marcello Carraro. Le domande che seguono hanno una forte impronta e lo schematismo di un certo esoterismo di maniera, e in parte non è neppure corretta la loro formulazione di riferimento. Qui il maestro Andrea coglie l'occasione per fare chiarezza su tutto l'argomento una volta per tutte. Domanda: si potrebbe analizzare l'uomo nelle varie dimensioni? Già è stato fatto da parte tua, però si potrebbe vederlo sotto l'aspetto che nello yoga è identificato come i 7 corpi che vengono attribuiti all'uomo, cioè fisico, eterico, astrale, mentale, spirituale, cosmico e nirvanico, nei termini di quella disciplina? Secondo l'agopuntura cinese ci sono poi dei circuiti energetici, 12 più 2, principali e altri secondari. Questi circuiti hanno dei punti in cui si può agire sull'energia dell'uomo. Questa energia può essere intesa come il prana e sarebbe quella che forma l'eterico dell'uomo, è giusto? Attraverso Corrado Piancastelli, maestro Andrea. Sì, anche questa energia. Domanda: si sovrappone a essa quella dell'Hatha Yoga, cioè dei chakra, che hanno gli stessi punti in comune, non tutti, e che sembra siano anche esterni al fisico? Io credo che abbia elementi di unione con i circuiti energetici nei punti che corrispondono alla posizione dei chakra. 7 principali e altri secondari. Questo ancora fa parte dell'eterico oppure si può considerare oltre come tipo di energia, cioè già astrale, legato all'inconscio, all'anima, alla psiche più profonda? Maestro Andrea, a che cosa mira questa domanda? Domanda: volevo sapere se nell'uomo di oggi ci sono state delle modifiche in questa energia, mutamenti, cioè, come sono avvenuti nella società. Maestro Andrea, dunque devo dirti che ho qualche difficoltà a seguirti, che deriva da una constatazione. Tu non hai né torto né ragione, ma potrei dirti senz'altro che hai ragione. Molte delle teorie orientali o non, basate sulla suddivisione topografica della pelle del corpo secondo l'energia che lo circonda, sono tutte esatte, pur essendo le une diverse dalle altre. Perché? Perché in realtà è vero che l'essere umano dal punto di vista biologico è un insieme energetico, che lo spirito in quanto tale è a sua volta un'energia, che la struttura animica è a sua volta energia e che il legame fra queste strutture interconnesse è energetico. Posta questa questione elementare, va da sé che a questo punto possiamo dire 100.000 cose tutte valide. Dipende da cosa si vuole esaminare, da quale punto di vista si vuole sezionare questa serie di intersecazioni energetiche. Allora vediamo che il corpo fisico interagisce con quello astrale. Possiamo creare una scala con 7, 8 o 70 punti, è la stessa cosa. Anche 70.000, perché li possiamo trovare, basta semplicemente contare i passaggi delle trasformazioni. Ciascuno ha dunque ragione pienamente in tutto questo. Dunque abbiamo dei punti e delle zone che, particolarmente stimolate, creano un eco e una più o meno ampia ripercussione. Ogni scuola sceglie i suoi punti. Ce ne sono a disposizione quanti se ne vogliono e tutti possono andare bene, tutti hanno ragione, tutti possono apportare del beneficio, fatto salvo che riescono a capirci veramente qualcosa. Fatto salvo tutto questo, e non è un modo di dire, abbiamo migliaia di passaggi e voi ne avete identificati solo alcuni. Fatto salvo tutto questo, aggiungo che la cosa non ci interessa molto perché noi osserviamo fondamentalmente due cose. L'essere umano vivo, così come si manifesta mentalmente e spiritualmente nel momento in cui vive e agisce, si comporta e si relaziona col mondo,
è l'essere spirituale, indipendentemente dall'uomo, cioè il trapassato, lo spirito. Visto questo, diremo che le manifestazioni energetiche sono la conseguenza del comportamento della coscienza dell'uomo e non viceversa. Voglio dire che è l'uomo che può condizionare questi circuiti, ma attraverso un atto di coscienza, salvo naturalmente i casi patologici. In ogni caso, la revisione l'uomo la può fare dentro di sé, rivedendo i suoi principi, i suoi simboli, le sue verità. I perturbamenti che si possono avere lungo le interconnessioni energetiche sono la conseguenza di tutto questo. Domanda: allora c'è stata una modifica? Maestro Andrea, la modifica c'è sempre e continua durante tutta la vita. Si tratta di un fenomeno vitale che cambia continuamente. All'interno della vita dell'uomo queste oscillazioni variano a seconda di ciò che fate, di ciò che non fate, a seconda dell'accumulo di esperienze, di come vi muovete. Alcuni sono fenomeni e movimenti naturali. Domanda: quindi il circuito è solo di andata dalla coscienza verso il fisico e non c'è un circuito di ritorno? Maestro Andrea, naturalmente c'è anche quello di ritorno. Vorrei dire che però non ci interessa molto, in quanto che noi assumiamo lo spirito con le sue responsabilità in base a ciò che fa in buona fede. Ciò che subisce non gli è computato. In un certo senso è un problema che semmai interessa solo voi, ma non lo spirito. Voi potete creare tutte le distensioni che volete, ma se esse non passano attraverso un libero atto della coscienza e di acquisizione di principi, non sapete che farvene. Vedete, la distensione cui sembra mirare l'uomo, la pace, la tranquillità, sono cose molto belle, ma non si acquistano né con una compressa, né con un'intenzione, e neppure con una modificazione energetica, se concepiamo l'uomo come un essere mentale. Noi possiamo però dire esattamente che un uomo che modifica il proprio modo di relazionarsi col mondo cambia i suoi simboli. E il discorso di poco prima. Allora può anche essere aiutato da tutto quello che si può chiamare in vari modi e che va dalla scienza medica occidentale a quella orientale. Una qualsiasi tecnica, quella yoga compresa, possono altrimenti diventare simili a uno stupefacente. Sembra che abbiano fatto bene, ma in realtà agiscono soltanto come droga. C'è un effetto droga a livello inconscio, cioè l'acquisizione di una serie di simboli e di norme che la coscienza razionale e vigile non conosce. Domanda: oggi c'è un gran proliferare di tutto questo, si stampano migliaia di libri. Maestro Andrea, non mi sorprende. Ma se impostiamo il problema in modo corretto, la cosa non ci interessa, cioè la cosa non funziona a livello spirituale. Domanda: si scrive soltanto e basta. Maestro Andrea, questo dimostra che c'è la grande esigenza di fondo di trovare certi parametri di sicurezza. Però non potete somministrare droghe. Vedi, ci sono molte tecniche per rendere la gente tranquilla. C'è l'alcol, per esempio, oppure ci sono le droghe. È la stessa cosa. Ma il discorso dello spirito passa attraverso quello della ragione. Anche per l'uomo è la stessa cosa, a meno che non vogliamo creare l'addormentamento della coscienza, tornando al vecchio discorso della simbologia. D'altra parte, il mondo dell'energia è regolato da leggi fisiche precise. Non dovete trasformare gli uomini né in angeli né in spiriti,
bisogna che restino uomini responsabili delle proprie azioni e dei propri corpi. Il tempo in cui saranno spiriti verrà dopo. Diciamo che non avete nemmeno il diritto di trasformare un essere vivente in un essere che sia uno spirito. Le regole dello spirito valgono qui da noi, da voi no, ne valgono altre. Per questo motivo noi veniamo in terra, ci incarniamo, moriamo, ritorniamo. È una cosa di cui bisogna ricordarsi sempre, perché è una delle basi del nostro discorso. L'errore di voler essere simili a Dio o allo Spirito non è soltanto un errore di presunzione, è anche un grosso errore metodologico che non porta a niente. Il problema primo è impostare un discorso logico. Domanda: tu ce l'hai date queste cose? Maestro Andrea: sì, io ve le ho date, però evidentemente ogni tanto vi sfugge e me ne accorgo dalle vostre domande. Qualche volta siete a mal partito, cioè senza sapere bene come muovervi e dove andare. Ma questo non significa niente. Dovete partire da premesse abbastanza logiche. Può darsi che non siano tutte dimostrabili. Allora bisogna che per metà siano logiche e per metà ragionevolmente fondate o altamente probabili. Insomma, i capisaldi sono necessari, sono i famosi referenti. Se li avesse, l'umanità ne sarebbe molto aiutata nei momenti della disperazione. Nota 6. Hatha Yoga. La definizione classica indiana di Hatha si riferisce allo yoga fisico del corpo, ben distinto dallo Raya Yoga e dalla via iniziatica dell'Inana Yoga, quale yoga della conoscenza. In tempi recenti sono state create altre definizioni di yoga legate a movimenti contemporanei come il Bhakti, Karma, Kriya, eccetera. Nota del curatore. Nota 7. Chakra. Letteralmente circolo, ruota. Nella dottrina yoga sono i centri di energia potenziale insiti nell'anatomia del corpo umano, ciascuno dei quali corrisponde a certe funzioni e a certi collegamenti particolari con organi o funzioni psichiche. I chakra principali, secondo la visione indiana, sono 7, posizionati sull'asse del corpo e partono dalla regione coccigea sino alla sommità del capo. Nota del curatore. Nota 8. Ciascuno ha dunque ragione pienamente in tutto questo. Perfetta abolizione di qualsiasi retorica tradizionale occultistica e dei vari tecnicismi connessi che lasciano il tempo che trovano. Nota di Giorgio Di Simone.